Ciao raga e bentornati sul mio canale, oggi faccio un nuovo video e adesso visto che è ottobre ho deciso di fare un video sull'argomento di Halloween perché ovviamente l'Halloween è una delle festività, un giorno festivo più celebrato, più festeggiato, più popolare nel mondo ma anche decisamente qua negli Stati Uniti. Quindi pensavo che questo argomento sarebbe stato molto interessante. E vorrei prendere un attimo per dirvi che di recente ho creato un sito web, potete trovare il link qua. Quindi mi raccomando datelo un'occhiata e detto ciò iniziamo con il video. Ok, ovviamente l'Halloween è il 31 di ottobre, ma sapete che qua negli Stati Uniti la vigilia di Halloween è anche un giorno speciale, ma lo è, ma solo la sera di questo giorno del 30 di ottobre si chiama Mischief Night o Goosey Night o Devil's Night. Questa, in realtà non è un giorno festivo, forse per i giovani praticamente è una notte o una sera per essere cattivo. Non voglio dire che è una sera per vandalizzare, ma purtroppo alcune persone infatti vandalizzano la proprietà degli altri, praticamente nel senso forse in modo più sicuro, non lo so, le persone lanciano tipo la carta igienica sugli alberi delle case e cose del genere così. Comunque sì, questa è la vigilia di Halloween, Goosey Night, Mischief Night, Devil's Night, eccetera. E non sono sicuro se questa vigilia è una cosa in Italia, quindi fatemelo sapere. Sono molto interessante di saperlo. Ed andando avanti, sono molto sicuro che l'Halloween qua è molto più festeggiato in confronto all'Italia. Qua ci sono un sacco di decorazioni, le persone tendono ad addobbare le case, entrambi fuori e dentro. Ovviamente i colori di Halloween sono arancione e nero, ma anche forse violetta, forse un po' di verde, ma ovviamente il colore primario sarebbe arancione e nero. E qua abbiamo un sacco di decorazioni diverse, tipo le zucche, tipo le fantasmi, le streghe, gli scheletri, i pipistrelli, i gatti neri, le balle di fieno, le ragnatele, gli spaventapassieri, gli stocchi, in base a tutte le cose che sono strane o strambe, bizzarre, spaventose, eccetera, eccetera. E la nebbia è anche una cosa, o forse le macchine di nebbia, le macchine che crea la nebbia, tendono ad essere una cosa molto usata qua per questa festività. E c'è una caramella qua che è praticamente l'icona, il luogo, il simbolo del Halloween, e questa caramella sarebbe candy corn. Io non mi piace per niente, e forse è una caramella che è anche adorata o odiata, ma non c'è tipo un mezzo della strada qua con candy corn. Qui negli Stati Uniti le caramelle sono una delle cose più grandi di questa festa. Infatti ho fatto un po' di ricerca e a quanto pare solo per l'Halloween gli americani spendono 6 miliardi di dollari sulle caramelle di Halloween, e questo numero è un quarto del totale delle vendite delle caramelle negli Stati Uniti. Quindi è un botto di caramelle. E parlando di più, c'è un sacco di tradizioni diverse qua negli Stati Uniti che c'entrano con l'Halloween. Per esempio, il modellare o lo scolpire delle zucche, tipo jack-o'-lanterns, pumpkin carving, è una cosa che è fatta molto qua, ma io ho fatto questa cosa solo una volta nella mia vita. Ma decisamente è una cosa che a tante persone piace fare, questa cosa, creare le zucche, i jack-o'-lantern, eccetera. E qui abbiamo la nostra versione di dolcetto e scherzetto, si chiama trick or treat. Praticamente, per quanto ne so, è la stessa cosa qua come lo è in Italia. E forse la cosa dove c'è la differenza più grande tra i nostri paesi per questa festa sarebbe le feste.
tipo party time. Praticamente le feste in cui le persone si vestono con i costumi. Qui negli Stati Uniti, per tutte le età, questa è una cosa che è fatto molto. E forse questa è una cosa che è fatta di più dagli adulti, però di solito le feste Halloween tendono ad essere un'occasione per bere tanto, ovviamente. E a queste feste ci sono le bevande un po' uniche o themed di un tema, le bevande, gli cocktail un po' strane, con un colore strano, e decisamente anche la stessa cosa con il cibo, c'è sempre i cibi strani, diversi, con i colori a bizzeffe, non lo so, ma praticamente, oh, direi per la maggior parte, per tutte le nostre feste, tendiamo a creare le bevande e il cibo specificamente con un tema per la festa. E un'altra cosa che c'entra le feste sarebbe questa cosa che si chiama Bobbing for Apples, che a quanto pare è una tradizione romana che c'entra il corteggiare delle persone. Quindi non lo sapevo questo fatto. E qua abbiamo anche un sacco di haunted houses o case stregate, e con queste case stregate forse anche haunted hayrides, tipo i giri sul carro infestati, forse. Ma queste sono cose molto comuni, molto popolari. Ma dovrei dire che io odio tutte le cose spaventose, quindi io non entro mai nelle case stregate, non faccio mai i giri su carro infestati. Sì, sono una persona che forse è facile da spaventare, non lo so, ma non mi piacciono per niente le cose spaventose. E come tutte le altre cose, abbiamo anche i film di Halloween, che sono forse una tradizione da guardarli. E i film come tipo Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, e tutti questi film slasher movies. Ma sì, decisamente questi sono i film che sono guardati di più, forse come una tradizione per le persone, per le coppie, non lo so, ma decisamente questi film sono guardati durante l'Halloween e questo periodo in generale. E oltre ai film sarebbe la musica, perché ovviamente c'è la musica che è un tema dell'Halloween. Sì, decisamente a queste feste di Halloween di solito c'è questa musica, forse spaventosa, con il tema di Halloween, tipo la musica da questi film, specialmente tipo Ghostbusters, la musica dal film Ghostbusters, tipo la colonna sonora, tutte le cose del genere. E un'altra cosa che forse è una cosa un po' americana, perché secondo me, per quanto ne so, gli italiani tendono a non farlo, ma qua in America facciamo un sacco di falò, forse non un sacco, ma ci piace fare un salò. E ovviamente durante l'autunno, con le sere un po' fresche, ci piace fare il falò, quindi questa decisamente è una cosa che potrebbe succedere durante l'Halloween, per le feste così, e eccetera. E un'altra cosa di cui vorrei parlare sarebbe, forse sarebbero, i costumi, perché qua gli adulti tendono a creare i costumi un po' creativi, ma anche forse un po' di una zozza. Diciamo, non diciamo, ma c'è una citazione dalla mia serie preferita, How I Met Your Mother, e uno dei personaggi, Barney, dice che praticamente Halloween è l'opportunità per tutte le persone di indossare i costumi slutty, o praticamente se qualcuno vuole essere un gatto, poi questa persona potrebbe essere un gatto sexy. Se una persona vuole essere un lavoratore di costruzione, questa persona potrebbe essere un lavoratore di costruzione sexy o slutty. Secondo me questa è una bella cosa, perché a chi non piace guardare o vedere tutti i costumi sexy, ma decisamente i costumi molto creativi. Decisamente è un bel momento per vedere tutti i costumi delle persone, degli amici, della famiglia. Credo di aver incluso tutte le cose di cui volevo includere in questo video. Fatemi sapere decisamente se c'è una tradizione italiana o una cosa di cui ho mancato.
perché a dire il vero non so tanto di Halloween italiano. E grazie per aver curato questo video. Buon Halloween, happy Halloween, e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao!